Oh, prima volta che usciamo di oggi. Devo stare tranquillo. Uno, sono stanchissimo, ho proprio bisogno di dormire da ieri perché, come sapete, mi sveglio sempre presto. Allora, uno, mi sveglio sempre presto e oggi siamo andati a pranzo con mia mamma e i miei fratelli, così a mangiare una pizzetta che se no non ci si vede mai. Ora sto andando dagli altri che ci dovrebbe essere la partita del Verona che guarderemo nel campetto, ma forse è già finita in realtà perché non so neanche ancora inizi, questo per farvi sempre capire quanto sono interessato al calcio. E ovviamente io mi metto col monopalla a farmi i giretti perché la macchina non avevo voglia di prenderla, neanche il motorino. E poi one wheel e monopalla è proprio divertente da usare. Ragazzi, quando ci sono le ciclabili bisogna prenderle assolutamente, che se no infastidiamo. Appunto, guardate qui, quel ciclista lì, se no infastidiamo gli automobilisti, e giustamente anche. Dovevo prendermi anche una giacchetta perché non è che ci sia proprio caldo. Pensate che stavo anche per uscire con i pantaloni corti, ma non mi pare una delle idee più geniali di questo mondo. E il pile sì, aiuta, ma forse mi devo mettere qualcosa in più. Siamo proprio nella stagione dove potrebbe sia fare caldissimo che freddissimo, in base a nuvole piuttosto che sole, piuttosto che un po' di venticello. Dove siete qua? E quindi tipo, mamma mia, e quindi tipo oggi al sole c'era caldissimo, infatti sono uscito a pranzo con i pantaloni corti. E finito quello, però cosa succede? Torni a casa, arrivano giù due nuvole e ora c'è freddo. Ora c'è freddo, infatti stasera, vabbè, ora vado un pochino con gli altri, però stasera mi faccio una bella tisanina calda, un po' per insomma iniziare il periodo in bellezza, che ho già iniziato da un paio di settimane, ma questa è la conferma. Mannaggia me, ho scelto anche la strada in assoluto più lunga per andare dagli altri a San Felice. Dovevo proprio, non lo so. Pensate ragazzi che quando avevo 15 anni era il periodo che avevo iniziato a fare pesi, ma di cattiveria, cioè mi mettevo in camera senza nessun criterio, tiravo su per braccio 18-20 kg, proprio senza nessun criterio. E cosa succede? Io andavo da un amico a fare questa cosa, solo che all'epoca non avevo la patente né il motorino né niente. E di conseguenza mi facevo questo percorso qua, spero vi faccio vedere, io mi facevo questo percorso qua in bici con lo zaino con sopra 25-30 kg di pesi e morivo, cioè mi facevo mezz'ora di bici per arrivare là morto, iniziare a fare peso e poi tornare a casa con i pesi. Mi ricordo che mi spaccavo la schiena, prima di andare a fare sport arrivavo massacrato direttamente là. Ce la facciamo, con calma, arriviamo. Devo ricominciare, ragazzi, a uscire con il monopalla, però con le polsiere. O polsino, come insomma, wrist guards. Perché qua se volo faccio, se cado faccio un volo alla Superman e mi spezzo tutto. E niente, ragazzi, alla fine è tempo di arrivare e i ragazzi vanno già via, quindi qua i bro. Oh! Si va, si vola! I ragazzi volano! Santo Dio, prendono il volo! Ci siamo organizzati, forse stasera ci facciamo un biliardino, un qualcosina, e vediamo un po'. Niente, io tempo fa andavo molto veloce con One Wheel, solo che poi sono caduto male e ho deciso io più di 25 non li tocco, 25, 27, 27. Il massimo che ho fatto è 35, fidatevi che a una certa velocità si sente, soprattutto quando cadete. Voglio evitare, anche perché non ho con me le protezioni, non ho assolutamente niente. Però apprezzo che la maraia stia andando lentina. Arrivo, arrivo! Ci sono! Oh, vi supero, attenzione! Attenzione! E vai, va! Bel cielo, bel posto. Qua durante la quarantena venivamo qua in mezzo ai campi a mangiarci le pizze o comunque a fare degli aperitivi in vigna che portavamo noi chiaramente. E qua entravamo qua dentro.
siamo nella Valpantena e dietro di noi alle spalle c'è il Forte di Montorio che vi indicavo l'altra volta con Alberto che abbiamo fatto esattamente dietro di me, qua dovreste vederlo, e che abbiamo fatto la spiegazione delle origini di Verona e di come venga da quel palo fallico conosciuto come Piloton, fatto nel 148 avanti Cristo mi pare. Ragazzi, una vita fa. Guardate che bello. Non lo so ragazzi, ogni tanto è anche giusto farsi un pochino di outdoor, che poi mi fa ridere perché sono in piedi, non sto facendo il minimo esercizio, però un po' di aria buona, una boccata d'aria, un giretto, è piacevole. È piacevole. Domani torno in ufficio, no? Anzi, ora nel file delle presenze devo mettere se faccio smart working o no. Comunque domani vado in ufficio e sarebbe cosa buona e giusta farmi anche il pieno del metano della macchina, perché ho metti 30 km di autonomia, quindi qualora decidessi di farlo domani dopo l'ufficio è un po' complicato perché c'è tutto il traffico, mentre adesso non c'è nessuno, quindi vi dirò, non è così una cattiva idea farselo ora. Bello ragazzi che qua una volta era tutto campi, come potete immaginare, non c'era assolutamente niente, eravamo al di fuori di Verona, come casa mia che in questo momento non dico sia in centro perché non lo è, però a un quarto d'ora a piedi, 20 minuti a piedi da Piazza Pra, quindi è abbastanza comodo. E una volta quando è stato costruito era in mezzo ai campi quella casa dal mio bisnonno, era costruita al di fuori delle mura, della cinta di mura della città, e adesso invece c'è attaccato. Mentre qua come vedete è lo stesso concetto, ci sono tutti questi palazzoni nuovissimi costruiti quasi tutti di recente, a parte alcune casette che vedete anche lì. Dai che ce la facciamo. Dai, magari ora rivediamo il chicco perché ha accompagnato Seba a casa e quindi dovrebbe spuntare, mi sa, da lì, secondo le mie stime, o da lì o da qua, quindi ora lo vedremo, dai. Mamma mia, i capelli ogni volta. Niente, allora, visto che ogni volta faccio cose, non passo mai dal centro, dico vabbè, stavolta continuiamo, proseguiamo il nostro viaggetto, sempre con i capelli super spettinati, e ci passiamo stavolta. Solo che con la monopalla vi dirò, fare slalom in mezzo alle persone non è che sia questo granché, che poi questo pavimento è un secondo e fai un volo che te lo ricordi e se lo ricordano gli altri soprattutto. Guardate quei colori, cioè ignorando il freddo comunque ne vale proprio la pena uscire fuori, guardate che bella Verona. Però non smetterò mai di fare propaganda su questa città, cioè stupenda. Fossi arrivato qua un 20 minuti prima, mi beccavo tutto il tramonto. Dai, anche 40 minuti prima forse, mannaggia. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ho appena finito di editare ben 4 video. Miseriaccia a me, giornata che non lascia mai di sorprendere, mi sono fatto la tisanina che almeno mi aiuta un po' a rilassarmi, anche perché le domeniche sono sempre da spararsi. Detto questo, adesso facciamo un pochino di housekeeping, ci guardiamo le novità della settimana, quindi vediamo insomma gli iscritti, quanti ne abbiamo fatti, views e quant'altro, insomma, you know the drill, sapete come funziona. Allora, in primis, questa settimana abbiamo fatto la bellezza di 49 iscritti in una settimana, ragazzi, cioè 53% in più della settimana scorsa, cioè top, solo il video dello stipendio 30 iscritti in più, cioè di cosa stiamo parlando. Poi in termini di ore abbiamo fatto negli ultimi 7 giorni la bellezza di 136,5 ore, 18% in più rispetto ai giorni, 7 giorni precedenti, però questo trend finirà perché oramai la gente smette di guardare il video dello stipendio, secondo me già la prossima inizieremo un po' a calare.
E negli ultimi 7 giorni 2.424 views, mica male, 17% in più rispetto a settimana scorsa. Quindi detto questo, ragazzi, io vi invito come al solito a supportarmi, e questo mi fa sempre molto. Aspetta, che magari metto qua. Usiamolo il taschino. Questo mi fa sempre molto piacere, mi fa sentire parte di qualcosa, anche perché questa è la mia vita, io ci tengo un pochino a quantificare le cose che faccio, a tenere traccia di tutto. Infatti sono data scientist, quindi mi piace avere tutto quantificabile, pronto, lì a disposizione, che se non mi ricordo controllo e quant'altro, ma al contempo vedere che voi apprezzate questo mio percorso, perché sì, non tutti i video fanno 2000 views, anzi quasi nessuno, però una cinquantina di views, un centinaio di views a video, li becchiamo. E pensare che ci sono 50 persone, 100 persone, 200, anche forse solo 20 persone che decidono ogni giorno di dedicare quei 7, 10, 15 minuti di tempo per vedere il video e vedere quello che succede nella mia vita è pazzesco. Quindi ragazzi, io vi invito a continuare, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete gli episodi delle 11 che come sapete ormai è la prassi e il Dio algoritmo si sfama delle vostre interazioni. Quindi facciamo scoprire questo canale a più persone possibili e basta. A 5.000 like ragazzi farò una festa con tutti gli iscritti. A casa mia invito, faccio tisane, faccio cose, organizziamo dei tornei, qualcosa, giochi in scatola e si fa, ragazzi. Grazie, ci vediamo domani.